dopo averla decantata, dopo averne parlato, ho potuto provarla. Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video dedicato a lei, Sony ZV-1. Ne abbiamo parlato già qui sul canale, dove vi davo quelle che erano le mie impressioni dalle notizie che uscivano fuori su questa camera. Ma grazie agli amici di fotoemma.it ho potuto metterci le mani sopra e provarla per una settimana. Devo essere sincero, ha rispecchiato totalmente quelle che erano le mie aspettative. Quindi oggi voglio ricapitolare quelli che sono i plus di questa camera, dove eccelle e dove pecca. iPad con gli appunti, perché io purtroppo dimentico qualsiasi cosa, quindi... Quando Sony l'ha presentata, ha presentato una camera per fare vlog. E beh, devo essere sincero, questa camera è una camera effettivamente per fare vlog. Perché? È compatta, pesa 290 grammi circa con batteria e scheda. In modo molto semplice, io apro lo sportellino, lo giro verso di me, la camera è operativa. Chiudo lo sportellino, la camera si spegne. Tra le altre cose, lo schermo, grazie alla possibilità di poterlo chiudere così, quindi una rotazione di 270 gradi, rimane coperto, rimane protetto da eventuali urti, e quindi ho la possibilità di prendere la camera e lanciarla nello zaino. Certo, lanciarla, parolone, evitiamo di lanciarla, la appoggiamo all'interno. Ma di sicuro anche i materiali con cui è costruita si prestano di più ad essere utilizzati per più tempo anche da mani poco, come posso dire, delicate. Io ad esempio, che sono un tipo molto particolare, adoro organizzare, tenere tutto bene, ordinato e preciso, ma purtroppo ci sono tantissime persone che non hanno questa volontà di tenere tutto ordinato, ben preciso, e quindi questa camera secondo me è ben adatta a loro. Materiali, rispetto alle sorelle della famiglia RX, che sono di un materiale molto più premium, questa sembra un pochino più plasticosa in mano, ma al tempo stesso mi dà un feeling migliore, perché quella in metallo, il corpo dell'RX, mi sa tanto di sì di solido, ma anche di delicato. Mentre questo, non so perché, mi sa un po' più, a parte che è più leggera, ma mi sa più resistente in mano, più robusta, anche se non è in metallo. È una sensazione ed una percezione, probabilmente sarà anche il form factor, che è completamente cambiato, molto simile, ma meno smussata ai bordi, con un grip in gomma aggiuntivo che è decisamente intelligente, perché ci permette, anche se una macchina è piuttosto piccola, con un gesto del genere, indice e pollice dietro, di poter mantenere la camera in una determinata posizione, e tra le altre cose dall'altro lato possiamo impugnarla in questo modo, in modalità vlog. Così facendo io posso utilizzarla per e mantenerla in modo molto molto comodo per vloggare. Una delle ottime funzionalità di questa camera è il sistema microfonico. Infatti su tutta la parte superiore di questa ZV-1 troviamo un enorme microfono, che in questo momento è stato coperto dal gatto morto, dal dead cat che troviamo in confezione, che ci permette di ottenere un audio davvero molto ben pulito e decisamente utilizzabile per tutti quei contesti dove abbiamo la necessità di dover parlare a un corpo macchina e non vogliamo attaccare un microfono esterno. Microfono esterno che possiamo sempre collegare grazie alla slitta out show e al jack per il microfono che troviamo sul corpo macchina, ma che secondo me gli ingegneri Sony hanno fatto un ottimo lavoro utilizzando, creando questo microfono bi-tridimensionale, per il quale, dove la macchina è molto intelligente, dove viene puntato lo schermo, lì concentra l'acquisizione del suono. Tant'è vero, in questo momento lo schermo rivolto verso di me e il suono che viene catturato è molto più incentrato sulla parte davanti alla camera. Mentre se io voglio fare una ripresa dove vado a spiegare un oggetto, a mostrare un oggetto, beh, in questo caso ho lo schermo chiuso e quindi sono dietro al corpo macchina e sto parlando, e questo è quello, è l'audio che si sente, perché il microfono concentra la voce dietro alla camera. Voglio fare due appunti su due scelte fondamentali. Il sensore, che è un sensore da 20 megapixel, mi sembra è abbastanza per questo corpo macchina, che ricordo deriva da un'evoluzione della RX 100 Mark V, se vogliamo chiamarla così, perché porta con sé tutte quelle che sono le funzioni di quella camera. E come il sensore è un buon sensore, anche con basse luci se la cavicchia abbastanza bene per essere un pollice di sensore, quindi parliamo del rumore video,
Allo stesso tempo ritroviamo un'ottica che è un equivalente su 35 mm, 24-70 mm, che è compatta ed è luminosa, a differenza delle altre sorelle, famiglia RX100, dalla 6 alla 7, che portano da un equivalente 24-200 mm, ma un pochino più scuro perché partiamo da f2.8 a chiudere, mentre qui invece abbiamo un'apertura focale a 24 mm di f1.8, quindi un po' più sfocata. Quindi possiamo ottenere più luce e un po' più di bokeh. E noi, a noi che piace fare il bokeh perché ci facciamo da soli i selfie praticamente, a noi che ci piace fare i selfie perché ci piace il bokeh, abbiamo poi l'opzione dove clicchiamo e la macchina ci dà in automatico il diaframma più largo, più ampio che ha. Lo schermo è stata la vera rivoluzione, dalla costruzione al fatto che il fatto che sia orientabile a 270 gradi ci permette di guardarlo, oltre al fatto sotto più angolazioni, può essere tranquillamente orientato per evitare che sotto al sole ci vengano bloccati dei riflessi, ma possiamo utilizzarlo anche in questa modalità, ad esempio per chi non vuole per forza girare video in formato vlog, può scattarsi dei selfie sostanzialmente girando il monitor in questo modo, oppure scattare dal basso delle fotografie. Ho scattato delle fotografie dal basso tenendo la macchina in questa posizione e il monitor così ribaltabile è molto ma molto comodo. Voglio parlare un attimo dell'autofocus. Autofocus davvero molto performante e grazie al chip Bion Z, che deriva dalla sorella maggiore, l'ammiraglia di casa Sony, la Sony A9, questa camera diventa una camera fantastica anche sotto il punto di vista dell'autofocus. Oltre ad avere a raggiungere circa 420 punti di messa a fuoco, mista tra rilevamento a fase e rilevamento a contrasto, abbiamo la funzione di eye tracking, ossia tracciamento dell'occhio, così da non perdere mai il soggetto. E vi posso assicurare che nel mondo del vlog questa cosa è importantissima. Parlando di autofocus, c'è una cosa molto interessante che hanno fatto gli ingegneri sviluppando il software dell'autofocus di questa camera. In realtà sono due le cose molto interessanti. La prima, io sono completamente in modalità automatica. Cosa significa? Sto facendo decidere alla macchina quelle che sono le impostazioni più corrette per l'utilizzo dell'esposizione. Ma come vedete, comunque sono di giorno, sono all'esterno, il diaframma è chiuso a f5, quindi non ho un bello sfondo con un bel bokeh molto blurrato. Io ho la possibilità di cliccare questo pulsantino, mi attiva la modalità sfocatura che porta contestualmente il diaframma alla minore esposizione possibile, in questo caso f1.8, e di spostare tutti gli altri parametri per andare completamente a bilanciare l'immagine. Così facendo ho ottenuto uno schermo, uno sfondo naturalmente più sfocato. Se lo riclicco mi riporta l'esposizione in modalità coerente, ma se lo clicco ancora mi sfoca tutto. E c'è una cosa molto simpatico dell'autofocus che fa parte sempre del concetto di ingegneria del software, è la visualizzazione del prodotto. Che cosa significa? Ci capitano molte volte l'esigenza a molti youtuber di parlare ad una camera e mostrare un prodotto. Quando mostriamo quel prodotto, noi vogliamo che quel prodotto vada a fuoco. C'è questa impostazione che va attivata nel menu, può essere attivata, e noi quando mostriamo un prodotto in automatico, subito in modo molto ricettivo, l'autofocus capisce che quello è un prodotto che noi stiamo mostrando e lo mette a fuoco. Un altro paio di funzioni intelligenti che voglio segnalarvi è la presenza di quello che sono i profili colore. Abbiamo la possibilità di avere, per i sonisti parlo, il P6, PP7 e PP10, che sono i profili, i picture profile, non sono un pazzo. Abbiamo la possibilità di avere quindi le gamme cromatiche S-Log2, S-Log3 e l'HLG. HLG che amo tantissimo su Sony perché mi permette di poter fare una color leggermente meno pesante, ma mi dà già un bel file con una buona estensione di gamma dinamica. Uno dei punti su cui voglio soffermarmi è la stabilizzazione. In questo momento state guardando delle immagini che sono stabilizzate con la stabilizzazione standard, ossia non utilizza tutti gli strumenti e quindi non va a croppare l'immagine. Ma se passo la stabilizzazione in modalità active, quindi va anche a croppare quella che è l'immagine, quello che succederà è semplicemente che l'immagine sarà molto più stabile. Certo, 24 mm non sono tantissimi, andando a crompare anche l'immagine,
ma comunque sono abbastanza sufficienti per ottenere comunque un buon primo piano da vlog. Quindi solo plus sotto il punto di vista video, niente fotografico. Ragazzi, come compatta questa è fantastica, perché si abbassano quelli che sono i prezzi di mercato di Sony sostanzialmente, perché vi portate a casa un RX 100 Mark V a 750 euro, ma con tutti i plus che ritroviamo per fare video, per il mondo dei video. La prima cosa che io faccio notare è che è presente una slitta per hot show. Una slitta hot show con la possibilità di mettere un flash, abbiamo un microfono gigantesco multidirezionale, molto intelligente, una struttura di pulsanti molto comoda che è quella dell'on off, quella per selezionare le modalità, pulsante di scatto e ghiera dello zoom, pulsante di registrazione gigantesco e rosso e un pulsante funzione con di base attivata la funzione di sfocatura, va, chiamiamola così questa funzione, dove amplifica quello che è il diaframma, porta al minimo disponibile il diaframma della camera in quel momento, nel momento in cui lo premiamo. Altra cosa che esce importante, che ci esce in confezione, è questa. In confezione ci viene fornita questa o questo. Questo è un dead cat con una struttura molto particolare, perché è agganciato ad una slitta hot show che ci permette di essere montato sulla camera in modo molto agevole e velocemente nelle condizioni di vento. Quindi avremo in condizioni di vento questo topolino morto, gatto morto, sopra la nostra macchina, che ci permetterà di ammortizzare quelli che sono i suoni fastidiosi. Parlando sempre di microfono, devo essere molto sincero, ho trovato l'audio molto ma molto pulito, e in questo momento c'è un bel venticello di fondo, un po' di rumore di fondo, anche se non c'è tantissimo casino, e sto camminando e mi sto muovendo proprio per far percepire quella che è la qualità di questo sistema microfonico. C'è un bel venticello che tira, infatti ho installato il dead cat sulla macchina, dead cat che è un piccolo accessorio che ci viene dato in confezione da Sony, che grazie alla slitta hot show può essere incastrato sopra al nostro microfono e permettere quindi di andare ad attenuare un pochino quelli che sono i fastidiosi brusii dell'ambiente circostante, del vento. Quello che posso dire è che al tatto questo corpo macchina è davvero, si tiene davvero molto bene in mano, perché ha una forma un pochino più squadrata rispetto a quella delle famiglie RX100, e con questa leggera impugnatura in gomma che gli ingegneri Sony hanno aggiunto è davvero molto interessante quella che è la presa, perché in questo momento ad esempio non sto utilizzando cavallettini esterni per poterla portare, ma semplicemente mantengo con l'impugnatura tenendo la camera dal mio lato. Ed è davvero molto interessante. Adesso faccio una bella clip video, così vi mostro di cosa sto parlando. Questo è come lo sto in questo momento registrando, quindi la mano io la tengo in questa medesima posizione ed è piuttosto comoda. Si tiene abbastanza bene il bilanciamento del bianco impostato su. Sto mantenendo lo sfondo totalmente blurrato, così è attivato la stabilizzazione, così da percepire, così da vedere un pochino quella che può essere il risultato di un vlog con la ZV1. Ultima nota, quelle che sono le note un po' più negative sono, vabbè, la vite per il cavalletto sotto il corpo camera in una posizione piuttosto scomoda. Dall'altro lato invece abbiamo contemporaneamente una batteria che non ha una grandissima autonomia, una giornata impossibile farcela. Però è anche vero che sono utilizzato le stesse batterie, le BX1, che già hanno tutte le altre macchine della famiglia RX, quindi c'è un ricambio soltanto del corpo macchina, quindi se avete avuto uno di quei corpi sostanzialmente vi ritroverete già 4-5 di queste, e quindi sarà più facile continuare ad avere più batterie, non dovrete comprarne altre. Ma se cominciate da zero con questa, ve ne consiglio almeno un altro paio. Insomma, voglio aggiungere alla conclusione, perché queste sono le conferme di quello che ho detto nel video precedente dedicato alla ZV1. È la YouTube camera del 2020? Sì. Sì, perché ha tutto quello che un creator, anche giovane, che sta cominciando, o che è un run and go, quindi che va in giro, che viaggia,
tutto in una soluzione comoda da 290 grammi. Vuoi attaccare un microfono esterno? Hai il jack per attaccare il microfono esterno. Hai la slit out show, quindi non hai bisogno di altri accessori di rig speciali. Vuoi utilizzare il microfono sopra, ma c'è un po' di vento? Ti danno il dead cat. Un'ottima ottica 24-70 con cui poterci fare un po' tutto, registriamo video in 4K a fine 30 fotogrammi al secondo e abbiamo uno slow motion a 100-120 fotogrammi al secondo in full HD. E in più ci sono anche i 1000 fotogrammi al secondo, però in una qualità molto più ridotta, ma per fare una clip particolare o strana, perché no, anche quello c'è la possibilità. Insomma, per 750-790 euro, che è il prezzo di listino che si è attestata, io non posso che consigliarla e sarà la compatta che da oggi in poi consiglierò, almeno finché non uscirà una ZV2. Insomma, ringrazio gli amici di Fotoema che mi hanno permesso di poterla provare, di poterci mettere le mani sopra, e vi invito a visitare il loro sito per guardare il prezzo ufficiale, trovate il link qui sotto in descrizione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su tutti gli altri social, perché come sapete io faccio tantissime altre cose, quindi seguitemi, iscrivetevi al canale e se avete dei dubbi o delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti. Insomma, cos'altro dirvi? Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video.